Ciao ragazzi, oggi vediamo tre esercizi per rinforzare in maniera efficace le spalle. Un distretto articolare che contiene dei muscoli essenziali per la spinta, per le skills di spinta, per esempio, per qualsiasi esercizio che preveda di allontanarci dal suolo o di comunque, per esempio, la planche, di scaricare una forza importante su questa parte del nostro corpo, in particolare sul deltoide anteriore. Allora, gli esercizi che vi mostro oggi sono il V push-up, il Persian push-up e l'Hindu push-up. V push-up, si parte da una posizione di V-stand, quindi compressione, la testa che viene in mezzo, scapole connesse, da qua si scende mantenendo il più possibile l'avambraccio perpendicolare al suolo. Se hai difficoltà con questo esercizio, ma hai già una buona mobilità in compressione, quindi mantieni già un buon V-stand, questa posizione qua, ti consiglio di usare una loop band per scalare l'intensità dell'esercizio. Ti metti dentro l'elastico, lo serri col tuo movimento di flessione di anca e da qua fai i tuoi push-up. Persian push-up è una versione di push-up molto tosta, che però ci dà un transfer incredibile su tutta la muscolatura di braccia, spalle e anche del tronco. Si parte da qua, in questa posizione, si fa il piegamento, torsione, torno indietro e salgo. Si può anche fare che invece di fare torsione solo da un lato la faccio anche dall'altro, quindi a questa posizione sono due varianti molto valide. Infine vediamo l'Hindu push-up. Si parte sempre da una posizione di V-stand. Qua non è essenziale il fatto di stare sulle punte, si può stare anche sui talloni. Appoggio i tricipiti a terra, vado in avanti e estendo. Se in questa posizione sento una tensione a ridosso del tratto lombare, attivo i quadricipiti, spingo giù con i piedi, così scarico le forze da altre parti e non sul lombare. Faccio rivedere l'Hindu push-up, da qua scendo, mi estendo e torno nella posizione iniziale. Con questo è tutto, rinforzate le vostre spalle, ci vediamo al prossimo video, vi saluto, ciao ragazzi, alla prossima!